Il rapporto è il racconto, il resoconto abbastanza fedele di un intenso scambio che abbiamo realizzato in molti appuntamenti intorno al tema delle città, della transizione verde, dell'economia circolare. Io credo che abbiano partecipato molte migliaia di persone ai webinar che si sono tenuti, devo dire con una partecipazione da parte dei paesi dell'America Latina molto importante, non solo in termini di esperienze portate, ma anche in termini proprio di scambio e di presenze. È un tema di grande interesse e di grande attualità. L'Europa ha scelto di puntare moltissimo sul tema del Green New Deal, della transizione verde, non solo per fronteggiare la crisi climatica, ma per rilanciare l'economia, per costruire un'economia più a misura d'uomo, in cui le tecnologie stiano assieme alla coesione, in cui nessuno venga lasciato indietro. Noi abbiamo percorso in questi appuntamenti e nei contributi che trovate in questo rapporto un po' i principali campi, diciamo, di questa azione. Che riguardano politiche urbane, pensiamo alla politica dei rifiuti, riguardano scelte tecnologiche. In questo devo dire, e questo legittima la presenza di Ciorra, diciamo, abbiamo avuto modo con piacere di verificare che in tanti paesi dell'America Latina la presenza dell'Enel è un fattore abilitante, diciamo, e in qualche maniera rappresenta anche un contributo della cultura italiana allo sviluppo di quelle aree, un contributo e uno scambio che è sempre più necessario perché questa sfida che abbiamo in mente, che poi, come sa l'ambasciatrice Cavallari, è anche quella che simbola col Sacro Convento di Assisi, porta avanti con il Manifesto di Assisi, è quella di utilizzare, se volete, la sfida della crisi climatica e anche la sfida della pandemia per costruire un'economia più a misura d'uomo, che ha bisogno di tenere assieme empatia e tecnologia, di incrociare le culture antiche, le città per noi in Italia sono un punto fondamentale dell'identità, l'identità italiana si basa sulle storie delle città. 60 anni fa divenne sindaco di Firenze una grande personalità, La Pira, Giorgio La Pira, che diceva che le città hanno la loro anima, un loro essere profondo, non sono cumuli occasionali di pietre. Abbiamo avuto modo di vedere che questo vale anche per le esperienze dell'America Latina. Abbiamo incrociato esperienze molto interessanti, sia dal punto di vista dell'economia che dal punto di vista delle forme di partecipazione, delle possibilità di coinvolgere i cittadini come è necessario in queste scelte. E io penso che il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro che tornerà utile, magari troveremo le forme attraverso cui continuarlo anche in futuro e si basa anche su un altro elemento. Aristotele diceva che le città si fondano sull'amicizia, no? Io direi che anche le politiche si fondano sull'amicizia. I legami profondi che ci sono fra l'Italia e l'America Latina, io peraltro il vice ministro Sereni l'ho incrociato quando ancora non era vice ministro e quando aveva già una propensione a occuparsi dell'America Latina molto forte, diciamo. Sono incredibili, formidabili. Milioni di italiani sono emigrati in America Latina. Io stesso ho una nonna materna che è nata in Brasile, che poi emigrando in cerca appunto di speranza, poi una parte della famiglia è tornata in Italia, altrimenti non sarei qui probabilmente, ma sarei in altre forme da altri luoghi. E questo vuol dire qualcosa, perché c'è un di più dovuto alla cultura latina che può essere portato in questa sfida che rende la tecnologia più capace di parlare alle comunità e alle persone. Io credo su questo abbiamo prestato grande attenzione in questi nostri appuntamenti e questo lavoro che oggi presentiamo ne è un po' la testimonianza.